Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi parleremo della discutibile reazione che ha avuto Chiara Ferragni una volta appresa la notizia dell'ennesimo, preoccupante, malore di Fedez. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. La scorsa settimana, Fedez è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Fatebene Fratelli di Milano a causa di un'emorragia interna. L'emorragia è direttamente collegata alle fragilità post-operatorie dell'intervento al pancreas subito dal rapper nel 2022. L'emergenza è stata gestita interamente dal team medico che, grazie all'endoscopia, ha osservato e risolto il grave problema. Durante il ricovero, il rapper ha smentito categoricamente su Instagram alcune voci infondate sulle cause del malore, dichiarando: «Ho letto di abusi di alcol e droghe, non è assolutamente vero». Chiara Ferragni ha scelto di mantenere il silenzio sui social appena appresa la notizia, interrompendo la pubblicazione di contenuti. Ciò può essere letto in due modi: da un lato, potrebbe essere un segno di rispetto, dall'altro, potrebbe rappresentare un'ulteriore strategia comunicativa dell'imprenditrice digitale. Nonostante l'emorragia, Fedez ha rassicurato i fan tramite Instagram che si sente meglio e che spera di essere dimesso presto dall'ospedale, ringraziando per i numerosi messaggi di affetto e sostegno ricevuti. Il rapper è stato monitorato costantemente dal team di chirurgia d'urgenza e oncologica dell'ospedale Fatebene Fratelli, guidato dal dottor Marco Antonio Zappa, che ha gestito efficacemente l'emorragia senza necessità di ulteriori trasfusioni. Mr. Marra, amico di Fedez e co-conduttore del podcast Muschio Selvaggio, durante una live su Twitch, ha chiesto ai fan di mandare un abbraccio a Fedez, sottolineando la preoccupazione per la salute del rapper senza fornire dettagli specifici. Il ricovero di Fedez è stato trattato con molta discrezione dall'ospedale, che ha preferito non confermare né smentire la presenza del rapper nella struttura, lasciando ai diretti interessati il compito di aggiornare il pubblico. E tu cosa ne pensi di quest'ennesimo malore del rapper? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.